Welcome back, The Flow, Marco Mix. Ragazzi, è arrivato il momento di intervistare due king, ovvero Bass Diz e Gammon. Allora, Bassi, ormai ci becchiamo sempre. Bella Marco. Come va? Sta posto. Allora, Gammon? Oh, so Beat Gangsta, ci sta o... Ci sta, ci sta. Apprezziamo l'accoglienza. Come state, ragazzi? Tutto bene? Benone. So che siete stati a New York. Com'è andata? Spiegateci un po'. Vi lascio con questa domanda. Per me era la prima volta, quindi è stato proprio il flash che aspettavo da una vita. Bax invece va spesso, lavora spesso con gli americani. È residente ormai, Bax. Magari. Avete visto qualche bel concerto, qualcosa? Più di uno. Qualcuno io sono mancato, ma invece... Che io sono un po' il vecchio della coppia, anche se non sembrano. Dai. Bax invece è quello con più vita, è l'anima della festa, lui. Me lo impongo io più che altro, cioè, dico, sono a New York, dormirò dopo, poi quando arrivo a Milano non dormo. Però dici, devo viverla, no? Assolutamente, sempre. So e sappiamo tutti quanti che avete collaborato con il grande Marco Polo. Volete raccontarci un po' anche a casa come è nata questa collaborazione, come vi siete contattati, tutto quanto? Sì, allora guarda, è stata una cosa abbastanza spontanea. Io Marco l'ho conosciuto negli ultimi 2 anni in varie situazioni dove ci siamo incontrati, anche quando io ho fatto poi il tour con i Beatnuts come DJ. Okay. Insomma, ci sono state un po' di occasioni dove ci siamo incontrati. Sono andato a trovarlo a New York l'anno scorso, gli ho fatto vedere un po' di cose. E a un certo punto, quando gli ho fatto vedere il video nostro dell'amore dov'è, mi fa: senti, ma perché non facciamo un progetto anche con Gammon, lo tiriamo in mezzo? Ciao. Perché lui, devo dire, una cosa positiva che a noi ovviamente fa un sacco di piacere e di onore in qualche modo, è che lui lavora solo con gente che gli piace. Lui ha un sacco di rapper sui suoi dischi, ma se una strofa non gli piace, se una cosa non gli piace, la elimina. Okay. Quindi ovviamente... Quindi la cosa è nata molto spontanea. Sì, è stata spontanea. Io lo conoscevo già perché l'ho conosciuto per caso, via internet. Aveva fatto il suo primo lavoro con Pumpkinhead. Io l'avevo ascoltato da internet, gli ho scritto un'email, ma si parla del 2006, perché lui poi dopo è finito sul mio mixtape nel 2007. Okay. Quindi andavamo, come si dice in inglese, way back. Il nostro rapporto era vecchio. Poi è venuto a Torino, ci siamo visti dal vivo e... La cosa migliore è stata proprio beccarsi dal vivo, andare a New York, vederci, ha aiutato molto, molto di più il lavoro. Si possono fare le cose via internet, però bisogna... Però a un certo vedersi punto è giusto beccarsi. Esatto. A proposito, colgo l'occasione per chiedervi, com'è stato lavorare con lui in studio? Cioè, quanta libertà vi ha lasciato? Nel senso, come si è svolto il lavoro? Quando l'avete beccato lì, intendo? Beh, libertà è, più che altro sono stimoli reciproci, è la stessa cosa che succede come quando lavori con un produttore e c'è stima reciproca in Italia, la stessa identica cosa. Poi lui arriva comunque dalla vecchia scuola come mentalità, quindi ha un gusto abbastanza tradizionale. Nei momenti in cui abbiamo lavorato assieme abbiamo suonato dei beat, abbiamo deciso più o meno in che direzione andare, e la cosa credo importante di questo lavoro è che copre varie sfaccettature di quello che è il nostro mondo. Ci sono pezzi più introspettivi, pezzi più party, però non abbiamo voluto limitare il suono del disco a un solo suono, che può essere magari quello più classico, il pezzo hip hop tradizionale. Quindi... Le tre personalità poi sono comunque per forza diverse, no? Anche i gusti, abbiamo un sacco di gusti comuni, anche gli Bucks con Marco. Però ognuno poi tirava un pochino dalla sua e così si è trovato l'equilibrio, capito? L'equilibrio, non si è mai sforato. Sì, infatti, e quella è la maniera, sempre parlando con rispetto. Lui è veramente easy, l'abbiamo trovato come una persona, soprattutto una persona vera. Okay. Cioè che dice in faccia quello che pensa. Magari sei anche l'MC più forte del mondo, però se hai fatto una strofa scarsa ti dice... Dice, ascolta, no, lascia rifare. E vabbè, ragazzi, voi siete contenti del risultato comunque, voglio dire. Molto. Noi lasceremo giudicare come sempre la gente... Però visto che l'EP si chiama Per la mia gente, si spera che almeno la nostra gente... La nostra gente risponda. Ok, vabbè ragazzi, io so che voi avete portato una bella sorpresina, fra poco ce la vediamo, però ragazzi, tutti parlano d'amore, ma l'amore dov'è? Where's the love? Scrivo questo
pezzo, con il cuore in mano, ma quello che non ho mai detto mi è rimasto dentro al petto. Ho mosso mille passi in altrettante direzioni, ma d'amore ne ho parlato troppo poco spesso. Persone che diresti più mature sono rinchiuse in ridicole armature, girano per strada con le facce più scure, non hanno più coscienza né mezze misure. Io l'amore l'ho imparato con le cuffie calate, nel silenzio di serate passate aspettando nuove date. Le canzoni voi le avete imparate con la testa in un mondo da cui scappate. Poche cazzate, l'amore va, l'amore torna, l'amore stanca, l'amore prende dopo molla, l'amore canta, l'amore sa che è tutto suo, per questo ogni giorno lo vivo come fosse l'ultimo tuo. Oh, parliamo d'amore, l'amore dove? Parliamo d'amore, sì, ma l'amore dov'è? Parliamo d'amore, l'amore dov'è? Parliamo d'amore, ma dov'è? E io scrivo questo pezzo perché continuo a confessare le cose in cui pecco, mettendo il privato a tempo. Chi siete voi per dirmi che è sbagliato il concetto? Se fate lo stesso con un qualsiasi social network, piedi per terra con la colla, muovo la folla perché l'amore blocca. L'odio che sosta sulla sottile linea rossa, la vita due facce, lo so, face off, chiamala John Travolta, il confine si frantuma. Chi è Gammon, chi è Gianluca? Se una fase segue l'altra come quelle della luna, tra me e me frattura. Se una parte acclama la mia venuta, è un'eggiuta che vuole la mia caduta, la fronte si corruga. Se pensa che business fa la fortuna, è la sua logica fottuta. Spesso paga chi non merita la sua valuta, follia pura, il mio credito quadruplica ogni rima chiusa in battuta. Parliamo d'amore, sì, ma l'amore dov'è? Dai, parliamo d'amore, sì, l'amore dov'è? Parliamo d'amore, sì, ma l'amore dov'è? Parliamo d'amore, ma dove? Musica, ho bisogno di te, vengo di nuovo a cercarti, perché i vuoti che lasci quando vai via faccio fatica a colmarli. E non basta l'ammirazione, il festival dei rimpianti per qualcosa che aspetti ma arriva solo per gli altri. Questa mia nostalgia che mi riporta ai primi passi, dei pantaloni larghi e delle felpe giganti. Ma Bassi mi insegna, ci sono cose più importanti di voltarsi, e una di queste è guardare avanti. L'amore ai nostri giorni è come un'asta in TV, si alza il prezzo, dici basta, vince sempre chi paga di più. Per questo il povero di spirito sventaglia il cash, perché per lui è tutto quello che c'è. Mi ritengo fortunato, non ho mai svoltato così tanto da rimanere accecato dal mio status. Rimango alla ricerca di ciò che non trovo, baratto il vecchio con il nuovo, ma l'amore dov'è? Oh, parliamo d'amore, l'amore dov'è? E parliamo d'amore, ma l'amore dov'è? Allora ragazzi, questo è The Flow, Marco Mix. Siamo, ho l'onore di intervistare Buzz Diz e Gammon, big up anche a Sciocca. Ragazzi, voi ci avete portato questa sorpresina, noi diciamo che è una sorpresona. È il primo video estratto dal progetto di insieme a Marco Polo, appunto, Per la mia gente. Come è stato realizzare il video? Stupendo. Proprio dico la mia, e penso che poi dopo per me era coronare proprio il sogno, andare a New York e girare il video, no? Okay. Anche con uno dei produttori che rispetto di più, perché Marco effettivamente negli ultimi 5 anni ha lavorato con i nomi più importanti almeno dell'underground mondiale, non si tratta di una cosa regionale. Per noi è stato bello poi girare a New York, le ambientazioni erano quelle che magari tu vedi nei film o vedi nelle serie, no? Questo è stato super per me. Quindi per te è stata la prima volta a New York, dai, dimmelo com'è, sì, che anche io non ci sono mai andato. Sì, sì, è stata la prima volta. Io ogni tanto glielo chiedo a Bassi quando siamo in studio, Bassi, ma com'è? È un mix, è una figata, ti ho detto che è una figata, ci devi andare. Ma non si può raccontare in realtà neanche con le foto, devi andare e viverti la città. Infatti, esatto. Bax è stato un super host lì, è stato in realtà utile. Guarda, non abbiamo avuto tempo quasi per fare niente, per cui abbiamo veramente lavorato, è stata una settimana intensissima tra girare il video, finire gli ultimi dettagli del disco. Però come diceva lui, è sempre, c'è questo feeling nell'aria che magari adesso non respiri più come 10 anni fa. New York, okay, hip hop non lo vivi più per le strade come lo potevi vivere 10-15 anni fa. Però è rimasta questa cosa, lo senti che c'è stata questa cosa dell'hip hop che è nato, è cresciuto lì e la vivi. Qualsiasi posto dove vai, comunque c'è una location, c'è una situazione presa bene, c'è della gente che si prende bene, che puoi tirare in mezzo. Poi
le casualità che usciamo, magari una sera siamo andati al bowling perché era una sera regolare, non avevamo niente da fare, abbiamo trovato Jean Grey, un'altra sera abbiamo trovato Qualì, un'altra sera Faromon, Eric Sermon, insomma, così. Come se fosse comunque estremamente normale, sono persone che, artisti che noi rispettiamo molto. Vabbè. E quindi ti sembra sempre che può succedere qualcosa. Magari beccarli all'uscita del bowling, sì, dici, bella lì. Strano. Però è una città in cui veramente sembra sempre che possa succedere qualcosa. Ho capito. E chi è stato a realizzare il video? Lo possiamo dire, è stato Matteo Podini, che è Frank Siciliano, che è anche, anche il regista dell'Amore Dov'è, il regista di Fantasmi, di un sacco di altri video di Bax, insomma... Garanzia. Ci teniamo a lavorare con lui anche perché è un po' un trademark, è un po' uno stampino di famiglia che abbiamo voluto mettere e non volevamo distaccarci troppo da quello che è un po' il nostro mood di lavorare assieme, mantenere le cose abbastanza vere, reali e anche se insomma anche il fatto di essere a New York non voleva essere, come ti dicevo prima, non volevamo fare il video... Eccoci, siamo a New Magari York, classico. Ma comunque tenere una cosa più nostra. Ok, perché avete scelto questo brano come singolo da estrarre proprio dal progetto? Guarda, è il primo pezzo che noi abbiamo registrato per l'album, che poi dopo l'album ha preso il nome dal pezzo. Posso dire l'aneddoto di Joe, che è Joe Nardon, che è la persona che in America ha mixato questo disco. Bomba. Non capendo le parole... ci ha scritto "We got a hit", abbiamo una hit. Quindi speriamo che non ce l'abbia Esatto. Intendiamo dire che se il feeling del pezzo, anche a una persona che non capisce la lingua, arrivava, era lo stesso che dava a noi, vuol dire che era una cosa buona e quindi abbiamo puntato su questo, ma perché penso che è il pezzo che ci rappresenta comunque. Ragazzi, non resta che andarci a vedere e ascoltare questa mina. Allora, Bassi Maestro Gammon assieme a Marco Polo per la gente. Rieccoci, bentornati a The Flow, Marco Mix assieme a Bass Days e Gammon. L'avete sentito e guardato il nuovo video, una bomba from my people, da paura. Gammon, adesso vorrei tirare in mezzo un attimo te. Ok, Marco. Ok. Oggi è uscito l'album di Kendrick Lamar, Good Kid in a Mad City, una bomba. Ti stavo dicendo anche prima che mi sono preso bene con Swimming Pool. Come no? Io so che tu sei un super fan di Kendrick Lamar. Super fan dalla prima ora. Va prima bene. Ora. Adesso ti interrogo, ti faccio un quiz, però se cani le risposte. Vediamo. Allora, ti metto alla prova. È vero che ha collaborato con Lady Gaga? È vero, ma il pezzo non è uscito su questo disco. Ok, la prima è andata. Lo tengono evidentemente in canna per qualcosa di più grande. Abbiamo tre domande, tre belle potenti. La che vinco? Aspetta, voglio sapere però. Cosa vince? Cosa gli facciamo vincere? Un altro ospitato. Okay. Allora, la seconda domanda è: qual era il suo primo nome da rapper? K-Dot. Che cazzo? Cioè, ragazzi, bella lì. Qual è il suo membro di Wu-Tang preferito? Ah, questo non lo so. Non lo sai? No. Vuol dirti bastard. Ah, ok. Comunque posso dire una cosa per quelli a casa? Sì. Se pensate di conoscere l'hip hop, non conoscete Gammon. Cioè Gammon sa tutto, è un nerd. Dal giorno 1 sa tutto. Bisognerebbe fare un... amo questo genere di musica e in realtà mi piace andare a scovare le cose nuove. Ma anche a me è comunque di brutto. Così, quindi quando ho sentito la prima cosa era un pezzo con Big Pooh e Little Brother in cui c'era questo Kendrick Lamar che rappava. Dopo un po' di anni penso di sapere se uno sa rappare bene o meno. Ho detto wow. Dopo lui ha fatto uscire tutti i suoi prodottini, io l'ho sempre seguito ed è migliorato con il tempo e... Che tra l'altro curiosità mia, cioè nel senso, io l'ho iniziato a apprezzarlo, adesso non voglio, quando è uscito Swimming Pool, e so che appunto oggi usciva il suo nuovo disco, ma la copertina è quella dove c'è lui da piccolo con la famiglia. Sono due le copertine, loro hanno fatto una versione per il vinile. Guarda, io ho comprato... è curiosità. No, prego ragazzi, fate pure. Per dimostrare quanto sono nerd e per dimostrare il supporto verso gli artisti che amo, essendo anch'io un artista e so quello che ho comprato... la Deluxe Edition su iTunes, il vinile e il CD Deluxe, perché è uno a cui devo artisticamente delle cose, perché è uno di quegli artisti che mi ha fatto andare a casa a dire devo rappare meglio. Quindi non succede tanto spesso, no? No, vabbè, infatti, bomba. Comunque torniamo a parlare, sennò poi Basti mi dice... No, ma non c'è problema, promuoviamo pure altri artisti durante il nostro spazio. Comprate il disco di... Esatto, è vero, è Kendrick che si... Kendrick in America sta dicendo... Sta dicendo che cavolo, guarda che... No, torniamo a parlare del progetto insieme a Marco Polo. Quando è che uscirà l'album?
Ma guarda, esce settimana prossima, il 29, lunedì. Esce nei digital store ovviamente e è distribuito da Audio Globo, la versione fisica e il CD. Tra l'altro la stampa limitata, la prima stampata ha tutte le strumentali dentro, per cui insomma la paura, ogni proprio MC completo. Che si rispetti, che fa freestyle nei parcheggi, dovrebbe comprarsene una copia. Esatto, da paura, seguite il consiglio di Bassi. Possiamo dire che l'etichetta è Macro Beats, che ha spesso volentieri bisogno. Certo. Da paura. E collaborerete ancora con lui, farete altri progetti? Non so. Guarda, diciamo una cosa, innanzitutto da settimana prossima parte il tour. Ok. Sui esatto, nostri siti spiegare. Ovviamente certo, trovate tutte le date, quindi sapete dove andare a vedere. La cosa bella è che nelle prime date ci seguirà assieme a Marco Polo, che invece è con noi per tutto il tour, anche Torrey, che è un MC di Brooklyn che conosco benissimo, che sì, è venuto anche qua. Esatto, molti conoscono. non è la prima volta in Italia, comunque noi abbiamo fatto un pezzo con lui sul disco, ovviamente siamo molto fieri di questa cosa e averlo nelle prime date è veramente un plus per il tour, che ci dà questo taglio internazionale alla cosa che da paura. Possiamo che spingere, promuovere, dire a tutti quelli che ci seguono, insomma, cercate di venire al tour perché sarà una roba one shot che facciamo una volta sola e esatto, cerchiamo di farla il meglio possibile. Quindi andate, supportate, mi raccomando. E tu Bassi, comunque al di là adesso dell'EP che esce, nuovi progetti tuoi? Tu sei sempre estrattivo comunque. Io dopo questo disco vorrei un attimo rilassarmi, guardarti un po' attorno, diciamo, più no? Che altro concentrarmi su tutta quella che è l'altra parte del mio lavoro, che è stare in studio, fare produzioni e seguire mixaggi e mastering, che è una cosa che comunque in cui metto un sacco di passione e di tempo. E poi per l'anno nuovo sicuramente si lavorerà, ci sono un po' di cose in ballo per nuovi progetti. Però aspettiamo un attimo che esca questo. Abbiamo da finire il mio street album, dopo, Bassi. Per esempio. No, scherzo. Comunque, Tagamon, invece nuovi progetti, al di là sempre di questo sì, che uscirà? Ci sono, però anch'io, voglio dire, nell'arco dell'anno solare Bax ha fatto uscire con questo tre progetti, no? Perché c'è Tutti a casa, stanno tutti bene, a casa. E questo. E io ho fatto uscire Qualcosa è cambiato e questo sono due. Credo che la musica ogni tanto deve anche avere il tempo di riposare per esatto, farne sì, uscire dell'altra nuova. Quindi adesso esce questo, ma comunque siamo sempre attivi. Blue Nox, Limited Struggle, insomma, ma sempre in continuità. Rapperai o canterai? Ah, ok. Questa è il domandone proprio quello odioso. Non lo so, come mi sveglio la mattina? Abbiamo deciso che lui continua a rappare, io invece inizio a cantare. È una sorpresa, esatto, ve lo diciamo adesso per la prima volta. Quindi si invertono i ruoli. Ragazzi, per me è stato un piacere avervi qui. Purtroppo finisce qui l'intervista. Ci vediamo presto. Ci vediamo presto, io vi saluto. Bella Gammon, bella Bassi. Questo è tutto. Grazie a Bassi e grazie a Gammon. Ci vediamo. Yeah.